vita, ora col tempo deviazione scendi, presente con fondo, qualità, ora col tempo deviazione scendi, presente. Allora, buongiorno a tutti quanti, buongiorno. Ieri non ho commentato la partita dei Gobbi, non ho commentato la partita vergognosa che è stata ieri, ma oggi match day, bisogna vincere stasera, importantissimo. Però facciamo una breve analisi oggi. Allora, la partita è stata a due fasce, secondo me. Al primo tempo il Napoli secondo me ha dominato, tralasciando un'occasioncina di Vlahovic che prende Nathan, il resto la Juve non ha fatto assolutamente niente. Kvaratskhelia si mangia un gol che ha ricordato quello di Schick con Di Francesco, praticamente in Roma-Juve. Una roba vergognosa, da solo, a tu per tu con Szczęsny, quando sai già che non ti ricapiterà mai più un'occasione del genere, perché la Juve, che gioca sempre bassa, non ti potrà mai più concedere un'occasione del genere davanti alla porta. Lì devi, uno come Kvaratskhelia, lì deve segnare e basta. Si è mangiato un gol già fatto. Quindi colpe assolutamente sul risultato finale. Del resto, occasionissima di Di Lorenzo, miracolo di Szczęsny, tiro di Politano che esce da tanto così dal palo. Ragazzi, il Napoli primo tempo meritava di stare in vantaggio, secondo me. Secondo tempo, meglio la Juve, il Napoli si è svegliato l'ultimo quarto d'ora, però il Napoli dura un tempo. Cioè, il Napoli è una squadra che dura un tempo. Quest'anno il Napoli non c'è proprio, non è niente a che vedere con quella dell'anno scorso. Tantissimi giocatori hanno overperformato con Spalletti, ma i napoletani non se ne rendono conto. Non era il problema, forse tanto Garcia, ma era la rosa che è forte sicuramente, se guardiamo l'anno scorso però. Se guardiamo l'anno scorso la rosa è forte, guardiamo quest'anno è un'altra squadra. Poi nel secondo tempo, poi il Napoli prende sempre gli stessi gol, perché ha preso il gol uguale contro il Milan di Giroud di testa, identico su Rachmani che perde la marcatura. Gol identico quello che ha preso con Real. Gol identico l'altra settimana con Lookman, identico. Il Napoli prende sempre gli stessi gol, quindi. Però volevo anche dire una cosa, ma adesso cos'è? De Laurentiis non parla più del VAR? Il DS lì del Napoli non parlano più del VAR, questi qua, cos'è? Sono finiti i complotti? Ieri sera non ci sono state ladrate, mi stai dicendo? Tralasciamo il giallo a Kvaratskhelia, che lì Gatti è un pezzo di merda, lo conosciamo, quello a Chiellini 2. Ma veramente, ma vogliamo parlare del rigore su Kvaratskhelia? Anche quello, insabbiato come niente fosse. Quello è netto, eh. Gioco fermo, Cambiasolo tira giù a due mani, quello è un rigore che c'è sempre, lo cintura praticamente, quello è un rigore che si deve dare sempre, ma chissà com'è che i napoletani però, cos'è, ieri sera non hanno pianto, cos'è? Ma state diventando gemellati con quei gobbi di merda lì? No, fatemi capire un attimo, perché se fosse successo con noi, la marotta lì, questi rubano, gli devono far vincere lo scudetto apposta così possono risollevarsi dai debiti, campionato falsato. Perché non parlano adesso i napoletani? Dov'è Sciale Boom? Dov'è il padre di Sciale Boom, lì, quella famiglia lì di indigeni? Dove siete? Perché non parlate più adesso? Cos'è? Cos'è? Con l'Inter è colpa del VAR? Sì, il campionato è falsato perché l'Inter deve vincere per forza, se no non può arrivare con i debiti. E invece queste merde qua invece com'è? Questi non si calcolano più? Ormai non fa più notizia? Perché è uno scandalo quello che è successo ieri. Perché se fosse successo con l'Inter, i titoloni della Madonna, tutto sport, Inter prima con gli aiutini, furti di qua, furti di su, il campionato del VAR, però lo fanno loro, niente, non è che rimbomba la notizia, no, tutto sport, Juve, miau, Gatti il capolista, ma va, forza Inter, vincere stasera, però veramente dai napoletani non me l'aspettavo, è solo una roba vergognosa, veramente, non piangono più, vabbè, dai. Buongiorno a tutti quanti ragazzi, sempre forza Inter, amala sempre, stasera vincere. Bastoni forse recuperato, non so se parte dal primo minuto, comunque c'è un Carlos Augusto che scalpita dopo la ottima gara contro il Napoli. Stasera dobbiamo vincere assolutamente contro quella merda di Samardžić e suo padre.